Buonasera, sono Paolo Nicolazzo, presidente della Prologo di Platania. Dopo circa 2 anni in cui il Covid ha limitato tutte le attività in essere, e soprattutto nei nostri piccoli centri, il volontariato, in particolare la Prologo, riparte con l'apertura della biblioteca comunale. Il 26 di aprile riprenderemo le attività che avevamo interrotto tanto tempo fa e finalmente riusciremo a dare di nuovo un servizio a tutta la popolazione. A onor del vero, la Prologo non si è mai fermata, soprattutto nel periodo estivo in cui c'è stata la possibilità di organizzare qualcosina. Siamo rimasti attivi sul territorio cercando di dare una mano e soprattutto cercando anche di allietare quelle poche giornate in cui era possibile farlo. Quest'anno, come tutti quanti sappiamo, c'è stato anche questo problema della guerra in Ucraina e dei problemi che si sono venuti a creare anche con l'abbandono da parte delle truppe occidentali dell'Afghanistan. Il comune ha messo a disposizione degli alloggi e anche i privati si sono subito dati disponibili e a Platania arriveranno circa un 30-35 persone provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina. In questo la Prologo che cosa ha cercato di fare? Per quello che era possibile fare, stiamo organizzando dei corsi di alfabetizzazione per queste persone che provengono da questi paesi stranieri in maniera da dare una mano a loro a conoscere l'italiano e dunque a potersi esprimere liberamente durante le loro giornate in cui vivono il paese. Questa attività partirà di qua a breve, non appena arriveranno tutte le famiglie, questione di giorni, e perciò anche in questo campo come attività di volontariato ci siamo dati subito da fare. Con lo spirito che ormai ci contraddistingue da alcuni anni siamo riusciti a coinvolgere in questa attività tutte le associazioni platanesi, il gruppo AGESCI, l'AVIS, il Platania Scherma, l'associazione di protezione civile, la parrocchia e l'associazione Felice Mastroianni. Ognuno ovviamente per la loro competenza faranno tutti quanti la loro parte e cercheremo anche non solo di dare uno strumento importante dal punto di vista culturale, ma cercheremo anche di allietare le loro giornate, soprattutto nel periodo estivo, in maniera tale da riuscire a integrare queste persone che in questo momento hanno un disperato bisogno di aiuto.